tutti i nostri follower, un grande abbraccio e eccoci qua nel 2021. Buon anno a tutti anche da parte mia, insieme alla zia come sempre, ovviamente. Con quale piatto cominciamo, speriamo, questo fortunato 2021? Speriamo, speriamo veramente. Cominciamo con un petto d'anatra all'uva. Ah, uva vedo sia bianca che nera. Uva bianca e uva nera. L'uva è bianca e verde, metà intera, a chicco intero, e metà invece tagliata in due. È senza semi, che ci risparmia tanto lavoro, quindi se la trovate senza semi, molto meglio. Se non trovate l'uva senza semi, dovete un po' arrangiarvi e toglierli, bene? Perfetto. Oh, qui abbiamo il nostro petto d'anatra già inciso, queste incisioni sulla pelle, che servono a far defluire il grasso più velocemente e anche a insaporire molto meglio la carne. Gli altri ingredienti Gli altri ingredienti, quali sono? sono un po' di olio d'oliva, pochissimo perché poi utilizzeremo in parte anche il grasso del petto di anatra, un po' di vino bianco, un po' di aceto balsamico che serve un po' a togliere anche il sapore del grasso. E basta. Non mi sembra proprio che... Ah, sale e pepe ovviamente, ma non mi sembra proprio che ci sia nient'altro. È un piatto che si fa dopo aver preparato l'uva e i tagli in 10 minuti. Quindi anche veloce Molto e veloce, quindi sì, semplice. possiamo benissimo tenere questi petti d'anatra anche nel surgelatore e poi tirarne fuori uno la mattina e la sera si può cucinare. Bene, si procede? Procediamo. Allora, andiamo qua. Apriamo il gas. Meglio illuminare un po', scaldiamo la padella con un goccetto proprio di olio e mettiamo il petto d'anatra dal lato della pelle. Ok. Questo è fondamentale per la riuscita del piatto, ricordarsi questo, mettere il petto d'anatra dal lato della pelle. Quando sarà cotto, 3-4 minuti si può rificare. Perfetto. Bene, quindi ecco, mi sembra che Sia pronto. sia pronto. Chiaramente lavato, asciugato e tutto quanto. Un po' presto forse. Bisognava scaldarlo un attimo di più. Possiamo ritirarla su e attendere un attimo. Ok, vogliamo dirlo che l'uva, secondo, non lo so, la tradizione, le Abbiamo dicerie. scelto, certo, abbiamo scelto di iniziare con un piatto con l'uva, proprio come dice Jessica, perché nelle nostre tradizioni l'uva porta fortuna e quindi per iniziare l'anno abbiamo voluto mettere anche questo piatto, che tra l'altro ci era stato chiesto da un'amica. Certo. Proprio che fosse un piatto ben augurale. Ne abbiamo Allora, bisogno, di un po' di fortuna in questo 2021, che speriamo possa bene, essere ecco, migliore. perfetto. Così adesso aspettiamo 3-4 minuti che si faccia una bella crosticina dalla parte della pelle e ci vediamo tra 4 minuti. Leggermente la padella gli fa un po' da fornetto e ci vediamo tra 3-4 minuti. Sono passati 3 minuti, più o meno, 3-4, e si aggiunge, sempre lasciandolo dalla parte della pelle, ho abbassato il gas perché l'olio non schizzasse, e aggiungiamo del vino bianco e dell'aceto balsamico.
salutiamo perché purtroppo schizza. Ecco. Si è un po' tranquillizzata la situazione. Abbiamo aspettato un minuto. Lo rigiriamo. Allora, faccio un po', rialzo un attimo la fiamma, così evapora la parte alcolica dell'aceto e vino. Ecco, un minuto praticamente e lo rigiriamo. Il colore che assume la pelle e che vi faccio vedere è quello che devi avere. Meraviglioso, croccante, un po' nero. Un po' mi piace a noi. Adesso aspettiamo altri 2-3 minuti. Vi auguro anch'io ovviamente insieme alla zia un buonissimo anno, un buon 2021 e speriamo in tanta fortuna grazie anche a questo meraviglioso petto d'anatra. Buon appetito a tutti anche da parte nostra!